ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Oggi sono tornato su Call of Duty EV per farvi vedere le nuove mappe del DLC Retribution. Ovviamente ve lo farò vedere, vi faccio vedere un pochettino come funziona. Anzi, io non ci gioco tantissimo a queste nuove mappe perché è un continuo giocare da camper, nel senso che le squadre avversarie giocano ferme, postate, essendo mappe leggermente più piccole. Poi ovviamente bisogna un pochettino, come dire, rodarsi in queste mappe perché sono difficili. E ogni volta passare dalle mappe base del gioco a quelle dei pacchetti del DLC, io ovviamente ce li ho tutti, le ho provate tutte, e vi dico ragazzi che le mappe nuove sono veramente fighe. Il problema è che è la gente che le rovina e mi dispiace per questo. Un'altra cosa che prima di partire col video volevo dirvi, che non giocherò Call of Duty Ghost semplicemente perché sto facendo partite in questo periodo e volevo registrare, anzi stavo registrando su Call of Duty Ghost. Il problema è che non riesco a fare una partita decente per la marea di gente che fa schifo nel modo di giocare, nel senso che tutti rimangono fermi. È ovvio che io non riesco a fare le kill che facevo 2 anni fa, ragazzi. 2 anni fa io facevo, aravo chiunque su Ghost. Quest'anno invece, provando a giocare con quelle 1600 persone cagate che ci sono, 1599 fanno pena. Quindi ragazzi, mi dispiace, l'avrei voluto portare tantissimo, ma purtroppo non è più il gioco che è uscito nel 2013. Quindi ragazzi, non soffermiamoci più su queste stronzate, andiamo subito sul pacchetto Retribution per farci un bel deathmatch a squadre. Eccoci ragazzi, siamo su Altitude. Allora, vediamo se c'è una mappa che è già stata fatta, cioè una replica in teoria. Allora ragazzi, io siccome non conosco la mappa metto l'arma più forte che ho nella mia selezione, che è questo K-Bar Bunker Buster con mirinole, calcio anteriore ed estrazione rapida. Vi giuro ragazzi che è una bomba. Andiamo! Vai! 1, 2, 3 e vinco io. Bravo, continua a sparare, fai capire dove siamo, dove sono l'avversario, vai! Bravo coglione! Mid, non c'è nessuno. Andiamo di nuovo esterni, ragazzi. Non conosco la mappa, vediamo un pochettino con me. Questa mappa sembra ben strutturata, però. Sento gente. Sì, certo. Mamma mia, il curre, cosa sta facendo? Il devasto curre. Posizione indicata. Oh. Compagno, vai a cagare, mi hai fatto sprecare il rewind. Tutti se ne vanno, tutti se ne vanno via, tranne il curre. Certo. Ah, bello! Complimenti alla selezione di sto gioco, fantastico! Come divertirsi in questo titolo fantastico, wow! Ragazzi, mancherò 2 settimane e mezzo ed esce Call of Duty, finalmente. Il nuovo COD che ritornerà all'epoca della Seconda Guerra Mondiale con i movimenti, finalmente, via terra. Adesso non trovo nessuno. Ragazzi, la prima partita è finita così, non ve l'ho fatta neanche vedere perché guardate, ho fatto 17-0. Come avete potuto vedere, solo uno soltanto, che cazzo serviva a giocare in questa maniera. Andiamo subito per la seconda partita e via. Eccoci ragazzi, siamo a Depot 22 e andiamo col K-Bar. Eccoci qui. Oh, finalmente non vai. Bello, entra un colpo. Bello, non è andato un colpo, ragazzi. Vai. Poi si incomincia a cercare l'avversario. Non capisco un cazzo, non so neanche dove ci troviamo. Ma tu sei... No, ragazzi, non entrano i colpi, Dio santo! Dio, mangia baguette. Eccoli. Devo capire un pochettino la traiettoria di questa mappa che non ci ho capito ancora un caso. One. Finally. Andiamo.
Via. Via. Succhia la stronzo. Via. Giro largo il curre. Non sai neanche dove sta andando, ma ci va. Ci va, prova. Sento nemici, sento nemici. Sono qui, sono qui. E invece no. Il curre non li trova, il curre non trova nessuno. Eccoli lì, nell'angolo. Succhia la stronzo. Andiamo. Via. Attività nemica confermata, triangolazione. Ma vai a cagare, camper di merda. Andiamo, continua il curre. La sua strage non è ancora finita qui. Non è ancora finita qui. Avete rotto il cazzo di stare camperati, però. Avete veramente rotto i coglioni. Dio santo, il nervoso. Guarda lì! Via, levatevi dai coglioni. Tutti insieme siete, ma levatevi dalle... Certo, e io mi faccio uscire così da te. Credici. Via. Wow! No, Dio! Che squadra di merda, ragazzi, che abbiamo. Dai! Ma andiamo, via. Corre. Molto aperta sta mappa, ragazzi. Succhiala, così che non ti senta. Ah! No, ragazzi, giocate troppo da schifo. Via, andiamo. Dove cazzo mi fai spawnare? Ah, ok, si può passare qui. Fate un casino, ragazzi. Ma potetevi... potetevi passi silenziati, Dio. Dai, ma non mi puoi hittare così! Ma questo mi hitta, dai! E muori! No, ragazzi, dai, ma i colpi non è... Scusa, va, suga. Cosa? Woohoo! Yeah. Perché mi sono fatto male, scusa? Succhia la stronzo, vai a cagare! Andiamo! Si va dentro e basta! Woohoo! Via! Fuori dai coglioni! Dai! Minacce rilevate in zona, posizioni segnalate. Andiamo. Ah, bello! Quando uccidete troppo, vedete cosa succede? Succede questo. Dio, pure ancora, fa le stragi, non c'è niente da dire. Ora il curre raggira tutti. Ci prova, prova a prendere alle spalle e distrugge. Cosa? Ma dai, ma siete fermi, raga. Due, sono rimasti solo in due, ragazzi. E questo vi fa capire quanto il curre è devastante. Nessuno vuole affrontarlo. Tutti che rimangono fermi. Ma esci da lì, pezzo di merda, esci. Hai rotto il cazzo di camperare, eh? Hai rotto veramente il cazzo. Poi se lì c'è la sorpresina, pezzo di merda. Ma questi giocano veramente solo fermi, ma dai! Ehi, non me lo fotti, stronzo. Vai! Dai, c'è qualcuno? No, c'è qualcuno? No. Poi ci ho visto che c'è una coppia di Warhawk, quindi sicuramente anche quella sarà morta. Oh! Via! Guarda come giocate, ragazzi! Sì, è certo, ma secondo te io sono lì come un coglione e si fa uccidere, certo! Hai capito proprio, hai trovato proprio la persona giusta per te.
Perché mi faccio male? Ancora. Questo è bombetto. Eccoli, eccoli. Via, fuori dai coglioni. C'è nessuno? C'è nessuno, sono qui. No, non li vede il cura, non li vede. Andiamo. Via, 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 via. Dai, corri. Non scatta, non scatta. Cura ci prova, non vede nessuno. Non c'è nessuno. Sono solo in due, non si trovano. Si sono mimetizzati perfettamente. Eccoli qui. Invece il mio compagno, il cura non capisce. Eccolo lì invece, lo sente. Lo sente. Lo vuole picchiare. Lo vuole picchiare. No, bastardo, me l'hai fottuto. E io volevo prenderlo per il culo. E tu invece me l'hai rubato. Succhia la stronzo. Mamma mia, il curre! Devastante! Devastante oggi, ragazzi, è devastante. Non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno! Cosa ti ho fatto, brutta merda? Cosa ti ho fatto? Finisce qui, ragazzi, la seconda partita su Depot 22. Vince il curre 93-66, 33-9 per il curre. E niente, troppo forti. Beh, ragazzi, adesso facciamo il solito entusiasmante podio. Il curre sempre primo con Neil, grandissimo gangster del curre. Comunque sia, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a scrivervi, commentare, mettere un mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Vi devo dire la verità, queste mappe sono molto carine, che solitamente vi trovate tutto genere di persone, nel senso che staccano appena appena muoiono, cioè muoiono un paio di volte e staccano, è sempre così. Anche ad esempio quando trovo gente forte, succede sempre la stessa cosa. Sono veramente forti, hanno rate alti, poi li ammazzate e se ne scappano. È veramente brutto giocare così, è pessimo, è una cosa che io non ho mai sopportato, che non ho mai fatto soprattutto. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Prepariamoci per Call of Duty World War 2, perché sta arrivando e vi farò tanti di quei video su quel gioco che neanche vi immaginate. E ci vediamo alla prossima, bella ragazzi.